Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. In questo video voglio farvi vedere un nuovo kit della Monster High e questa volta avremo a che fare con la nostra amica Draculaura. In particolare, vedete, abbiamo il suo bagno, anche se purtroppo la bambola non è parte del kit. Draculaura però oggi è con noi. E vedete, l'abbiamo appunto da un altro kit ed eccola qui. Intanto apriamo il kit e vediamo in cosa consiste. Ecco qua, vedete? Quindi prima di tutto questa specie di vassoio che si può attaccare alla vasca, naturalmente in tema mostro. Quindi vedete, ha queste ali, un po' di drago o di pipistrello, e per esempio la possiamo attaccare in questo modo. Poi abbiamo una selvietta che è anche sempre in tema mostro, quindi nera con queste scritte appunto rosa. Poi qui abbiamo un cuoricino dove c'è del sapone. Poi invece abbiamo anche questo che è un altro tipo profumo, vedete, sempre in tema un po' mostro e donzella. Qui abbiamo un piccolo rossetto, vediamo, ecco qua che si apre, vedete, e poi abbiamo invece un dentifricio o forse una pasta appunto per i denti da vampiro. E abbiamo anche un piccolo spazzolino, proprio per pulire bene i canini. E poi qui abbiamo invece l'armadio, costituito quindi, vedete, dal lavandino, da questo specchio qui sopra, e naturalmente qui abbiamo le due ali per l'acqua calda e l'acqua fredda. E qui lo specchio. E come vi dicevo, proprio perché è un vampiro, non si possono riflettere nello specchio, quindi nello specchio avremo semplicemente i vestiti della nostra Draculaura e tutto quello che lei farà, ma senza il suo viso, vedete? E qui dietro vedete anche l'armadio fatto con questa struttura a ragnatela e come un corsetto, quindi tutti i lacci in questo modo. E ora è il turno della vasca. Vedete che la vasca è fatta appunto con questi colori nero e rosa. Guardate i piedi della vasca che sono appunto come piedi animaleschi. E le decorazioni sono invece molto più da vampiro. Ha questo grosso fiocco rosa con la forma addirittura di cuore, ma dietro, vedete, il rubinetto in realtà nasconde ali di pipistrello. E anche qui abbiamo come un cuscino, comunque una parte della nostra Draculaura appoggerà la testa. C'è la testa di un vampiro o comunque di un pipistrello. Sotto però abbiamo un cuore. Quindi è un perfetto mix, direi, tra i cuori e la parte mostruosa della nostra Draculaura, quindi la parte vampiresca. Ecco qua. Ora la lasciamo appunto nella sua vasca, mettiamo naturalmente anche il vassoio agganciato come avete visto tramite le mani e poi la selvietta. Ecco qua, l'appoggiamo qui semplicemente sul lato. E poi naturalmente possiamo mettere anche tutti i piccoli accessori che abbiamo mostrato prima sul vassoio. Quindi vedete per esempio il sapone, il profumo. Anche se devo dire che non è proprio comodo perché è un po' ciondolante, insomma non è perfettamente in equilibrio. Forse è meglio metterli sul nostro mobile, dove comunque Draculaura potrà raggiungerli se serve. Qua anche il rossetto, dicevo piuttosto piccolo. Qui mi scivola dalle mani. E
Ecco qua. Ed ecco qui, questa era la presentazione di questo kit e della nostra Draculaura, naturalmente nel suo fantastico bagno. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate, se avete avuto anche voi l'occasione di provare questo kit o di provare altri kit della serie. E naturalmente non vedo l'ora di leggere quindi tutto quello che ne pensate nei commenti qui sotto. Continuate a seguirci, ci vediamo presto. Ciao!